invece adesso per rimettere in funzione il nonno dei computer personali, un Apple One, c'è voluta una squadra di esperti del Politecnico di Torino. D'altronde parliamo ormai di un pezzo di storia. Sempre un reperto archeologico, ma solo 35 anni questo Apple I, chiamato microcomputer, il nonno del personal computer, che Marco Boglione, presidente di BasicNet, si è aggiudicato lo scorso novembre a Londra a un'asta di Christie's per la somma di 157.000 euro. Insieme a questo, che è divenuto oggetto di culto per gli appassionati, c'era anche una lettera di accompagnamento di Steve Jobs, datata 1977, che spiegava di quali componenti c'era bisogno per farlo funzionare. L'Apple I, progettato da Steve Wozniak insieme a Jobs, era semplicemente una scheda madre già assemblata, fatto innovativo per quegli anni, ma per ottenere un computer funzionante occorreva aggiungere alimentatore, tastiera e display. Come accessorio era eventualmente disponibile anche un'interfaccia per cassette. L'Apple I, presentato alla Homebrew Computer Club di Palo Alto, in California, è entrato in commercio nel 76 al prezzo di $666, appartiene all'epoca in cui chi si avvicinava a strumenti informatici